Poltrona della voce perché. Prego. Sì, questo è uno di quei casi a cui accennavo anche precedentemente. Sempre alla Camera abbiamo fatto tutto un dibattito su sull'inserimento di questa parola favorire, perché il comma dice riconoscere e garantire il più ampio esercizio di diritto di associazione. È il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, eccetera, eccetera. Io vorrei capire perché nasce la necessità di inserire la parola favorire, che poi si ripete anche in altri commi, quando è chiaro che quello che dobbiamo fare, che lo Stato debba fare, è riconoscere e garantire il diritto. Non si capisce perché favorire, soprattutto in che accezione avete inserito questa nuova parola, che chiaramente è avvenuto in Senato, avevamo trovato l'accordo, eravamo tutti appunto d'accordo in Commissione Affari Sociali e quella Camera, al Senato non si capisce perché prevale sempre questa modalità, questa voglia di inserire, diciamo, sempre, come dire, termini che vanno nella direzione di favorire, sostenere, incentivare il mondo del no profit, non si capisce a che titolo. Grazie. Grazie a lei. Altri che intendono intervenire non mi pare e quindi con il parere contrario del relatore del governo 2.1 di vita la votazione aperta. Bolognesi. Furnari. Altri che non riescono a votare? Boccadutri. Binetti. Binetti. Bene, Boccadutri. Boccadutri ha votato? No, non Ha votato? Ok, la votazione è chiusa. Presenti 392, davanti 384, astenuti 8, maggioranza 193, favorevoli 67, contrari 317, la Camera respinge. Siamo al 2.2, Silvia Giordano. Nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore e governo, la votazione aperta. Chi non riesce a votare? Carrozza, Turco, Grillo, D'Ambrosio. Casellato, Costantino, altri? Colleghi, colleghi, onorevole Lasia, gentilmente, bene, altri? La votazione è chiusa. Presenti 391, votanti 387, astenuti 4, maggioranza 194, favori 98, contrari 289, la Camera respinge. 2.6, onorevole Colonnese. Onorevole D'Ambrosio. Che facciamo? D'Ambrosio. Grazie Presidente, solo per dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. La ringrazio a titolo personale, onorevole Lorefice. Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento noi andiamo a sostituire la lettera B del comma 1. In pratica, al Senato hanno modificato la parte relativa all'iniziativa economica degli enti del terzo settore, quindi è stato eliminato il riferimento all'assenza del fine di lucro e lo scopo, cioè la produzione e lo scambio dei beni e servizi di utilità sociale e di interesse generale. Quello che noi vogliamo fare con questo emendamento è proprio questo, cioè ripristinare la disposizione che comunque alla Camera era stata approvata e lo vogliamo fare con questo emendamento, perché togliere questi riferimenti, quindi l'assenza di lucro e la produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale e di interesse generale, significa comunque alimentare